Sono Fabrizio Gifuni e vi accompagno a scoprire l'opera di Giuseppe Penone, Sculture di Linfa. Immaginiamo di entrare in una grande stanza, 120 metri quadri circa, senza finestre né altre aperture all'infuori della porta da cui siamo entrati. Siamo scalzi. Mentre le piante dei nostri piedi si adattano alla superficie fredda e irregolare del pavimento in marmo bianco, un intenso odore ci avvolge. È cuoio conciato misto a resina. Percorriamo il perimetro rettangolare di quest'ambiente, toccando le pareti con le mani. La superficie è tiepida, ruvida, piena di scanalature, rilievi e avvallamenti. Stiamo toccando grandi pezzi di cuoio marrone posti l'uno accanto all'altro a rivestire interamente le pareti, dal pavimento fin quasi al soffitto. I ritagli di cuoio sono stati fatti aderire a tronchi di alberi, come intorno a un corpo, e ora, come grandi calchi, portano impressa la forma della loro corteccia. Osservando il cuoio marrone ora steso sulle pareti della stanza, abbiamo l'impressione di essere circondati da alberi senza chioma. Una foresta pietrificata. Mentre continuiamo a camminare, il marmo sotto ai nostri piedi ci restituisce lo stesso paesaggio movimentato che esplorano le nostre mani. Il marmo bianco è stato scavato seguendo le venature grigie della pietra, facendo affiorare ramificazioni. Il pavimento così scolpito al centro della stanza si increspa in una sorta di grande impronta che assomiglia alla struttura di una foglia e di un cervello umano. Sopra l'impronta, quasi a tagliarla in due in diagonale, attraversando la stanza da un angolo all'altro, incontriamo una lunga trave di legno. È alta poco più delle nostre caviglie, è stata lisciata e scavata al suo interno. L'incavo, profondo pochi centimetri, contiene resina, la linfa dell'albero la sostanza che fuoriesce dalla corteccia per curarne le ferite, il suo sangue. L'albero è un elemento naturale primigenio, un essere antico, ritenuto sacro in molte religioni. L'albero è il filo conduttore del lavoro di Penone, in esso si ritrova l'anima della natura ed è anche una chiave di interpretazione centrale di quest'opera. Giuseppe Penone nasce a Garessio, in provincia di Cuneo, nel 1947. Comincia a lavorare come artista alla fine degli anni 60, quando la cultura dominante invita al consumo e a lasciare le campagne per i nuovi agglomerati urbani. Ma Penone sceglie di rimanere nel paese di montagna in cui è nato, un luogo ricco di tradizioni che la cultura contadina tiene vive. Con le sue opere, l'artista mette a confronto i processi formativi della natura con i processi mentali e creativi dell'uomo. L'artista stesso ci dice, la pelle del legno ci accompagna, è storia dell'uomo, si sviluppa soltanto dove può esistere l'uomo. Se si legge la pelle del legno, si ritrova poi sempre qualcosa che ci parla dell'uomo. Nell'opera che stiamo esplorando, Sculture di Linfa del 2007, Penone Porta alla luce un'immagine perduta dell'albero, tornando indietro nel tempo, e contemporaneamente crea una raffinata simmetria tra la natura e l'arte, l'albero e l'uomo, dove ogni segno rimanda a un altro, grazie all'artificio dell'arte. La pelle animale come la corteccia, la linfa come il sangue, le venature della pietra come i nostri vasi sanguigni. In questa sorta di stanza magica, dove la nostra autopercezione è amplificata da tutti i sensi, siamo trasportati fuori dal museo e messi in profondo contatto con la natura.